Buonasera, bentrovati. La terza puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile e alle giovanili dell'Arezzo. Ma questa sera, come vedremo tra poco, non solo, avremo anche una variante da proporvi, anche se rigorosamente in tema con la nostra trasmissione. Questa sera uno studio felicemente affollato. Allora, cominciamo a presentare i nostri ospiti. Vedete che ne abbiamo diversi, a cominciare da Giorgia Casula dell'Arezzo Calcio Femminile, ben trovata. Arezzo Calcio Femminile che ha debuttato domenica scorsa in Serie B, è arrivata una sconfitta, adesso ne parleremo, vedremo le immagini. Una sconfitta che insomma abbastanza larga nel punteggio, ma poteva andare diversamente quantomeno. Assolutamente Vabbè, sì. dopo ne parleremo. E poi saluto l'allenatore degli allievi dell'Arezzo, Alessandro Violetti, benvenuto. Buonasera a voi. E poi calcio femminile questa sera con un giovanissimo talento che ritroviamo, accompagnata da Roberto Meozzi, allenatore dell'Indomitra Acquarata, che Buonasera. ci ha portato Martina Santini, che dopo andremo a conoscere, che è seduta con tre rappresentanti proprio degli allievi di Alessandro Violetti, che sono Diego Chioccioli, Filippo Gerardini e Riccardo Aramini. Grazie e benvenuti. E salutiamo anche Riccardo Buffetti, che è il nostro, diciamo, esperto del calcio femminile e anche del calcio giovanile. Quest'anno si è aggiunta questa nuova avventura. Allora, direi, vediamo il servizio e poi ne parliamo con Giorgia, questa prima gara dell'Arezzo Calcio Femminile in casa del Vittorio Veneto. Buona prestazione per l'Arezzo Calcio Femminile di mister Manuela Tesse, che malgrado il risultato negativo esordisce nel campionato di Serie B giocando a viso aperto contro il Permac Vittorio Veneto, formazione appena retrocessa dalla massima serie e annoverata tra le candidate alla vittoria finale. Allo stadio Paolo Barison di Vittorio Veneto, l'Arezzo Calcio Femminile ha superato un vero e proprio battesimo di fuoco, mettendo in campo i progressi fatti dagli ultimi match di Coppa Italia e tenendo il risultato in bilico fino all'80esimo. Costretta a rinunciare all'ultimo momento a Zeghini, ferma a causa di un infortunio, l'allenatore amaranto Manuela Tesse ha optato per un modulo 3-5-2 con Antonelli tra i pali, Paganini, Aterini, Teci, Casula, Mencucci, Di Fiore, Arzedi, Verdi e Nocchi. Archiviata l'eliminazione al primo turno della Coppa Italia, le aretine iniziano la stagione affrontando un match difficile sul campo di una squadra compatta, fisica e dal buon livello tecnico. Dopo un quarto d'ora dal fischio d'inizio, il Vittorio Veneto passa in vantaggio. Manzon dalla fascia sinistra trova l'attaccante Piai, che all'interno dell'area piccola trafigge centralmente Antonelli. L'Arezzo non si dà per vinta, cerca di reagire provando a sfondare sulla fascia di competenza di Virgili e riuscendo a creare buone occasioni senza finalizzare. Nella ripresa torna in campo un Arezzo ben piazzata, capace di occupare a dovere gli spazi e di far girare la palla. Al 49esimo, Capitan Teci e compagni si rendono pericolose con Di Fiore, che scavalcata la linea difensiva rossoblu, tenta il pallonetto senza però riuscire a ingannare l'estremo difensore Vittorino, bravo a sventare la minaccia Amaranto. Al 57esimo, servita da Casula, Baracchi tenta in contropiede di ristabilire gli equilibri, ma Reginato blocca agilmente. Dopo una serie di azioni di marca veneta, magistralmente parate da Antonelli, che a più riprese compie il miracolo sulle venete Piai e Daros, all'83esimo arriva il raddoppio della formazione di De Biasi, lancio lungo da centrocampo, Tommasella scavalca la difesa Amaranto, trovando Mella, che non ha difficoltà a superare il portiere Amaranto in uscita. 2-0. Sebbene le aretine non sembrino intenzionate a demordere, il match si chiude definitivamente a un minuto dal 90esimo con la rete di Ponte, veloce a insaccare sul rimpallo di una punizione calciata da Piai. A nulla servono i 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Al triplice fischio l'Arezzo esce sconfitta dalla prima trasferta di caratura nazionale, ma certamente non a testa bassa. Sono molto soddisfatta, ha detto la presidente Chiara Tavanti, per la prestazione espressa dalle ragazze. È stato emozionante vivere la mia prima partita in Serie B da presidente. Giorgia, com'è l'umore dopo questa partita che, diciamo, ci poteva stare alla vigilia, la sconfitta, nel senso che è una squadra che viene dalla Serie A, quindi insomma è un altro magari blasone, però poi la gara è stata equilibrata fino agli ultimi minuti, no? Sì, assolutamente. Diciamo che siamo entrate in campo con la testa giusta,
Abbiamo lottato su ogni pallone, le immagini non rendono neanche giustizia perché siamo andate in campo con appunto tutta la rabbia e tutta la concentrazione possibile. Siamo tornate negli spogliatoi a fine primo tempo con 3 calci d'angolo a favore e 0 per loro. E quindi abbiamo avuto molte più occasioni di quelle anche che ci aspettavamo di avere sicuramente. Purtroppo fa rabbia perché abbiamo subito dei gol che sicuramente potevamo evitare di subire, lavoreremo per questo, lavoreremo sui nostri errori e cercheremo di migliorarci appunto. L'umore si può dire che sia alto più o meno, perché comunque per 80 minuti abbiamo retto bene la pressione. Molte di noi, circa 9/11 della squadra, era la prima volta che calcavano il palcoscenico della Serie B, e nonostante questo l'emozione non ci ha giocato un brutto scherzo, anzi sono state molto brave a reggere la pressione, però ovviamente normale, eravamo contro una squadra molto molto forte, molto più organizzata e esperta di noi. Comunque cercheremo di rifarci subito nella prossima giornata. Dopo ne parleremo con il Gordige. Allora, vediamo anche i risultati di questa prima giornata. Oltre al successo del Vittorio Veneto per 3-0, c'è stato il successo del Padova sulla Federazione Sammarinese 4-2, Castelvecchio che ha battuto 4-0 la Saponeria, Grifo Perugia batte Udinese 2-1, Imolese che ha perso 1-4 in casa con il Marcon. Tu che sei esperta, no, mai sentita questa squadra? Mai sentita. Vabbè, lo leggiamo. Comunque, New Team Ferrara, Virtus Padova 3-2, e poi oltre al risultato dell'Arezzo, questo Gordice che ha perso 1-0 con il Sassuolo. Quindi la classifica ovviamente è molto semplice, con Castelvecchio, Marcon, Vittorio Veneto, Padova, Ferrara, Perugia e Sassuolo che sono ovviamente a 3 punti. Non ci sono stati pareggi, quindi è una classifica diciamo spaccata in due. Riccardo, quindi ci sarà adesso il debutto in casa proprio con il Gordige domenica alle 3 a Laurentini di Pescaiola, e diciamo che da come parla Giorgia c'è voglia di riscatto, no? Probabilmente sì, si vede comunque anche, si sente nelle parole di Giorgia che l'Arezzo ha voglia proprio di dimostrare quello che vale dopo comunque la sconfitta diciamo immeritata, per come anche ne ha parlato prima una ragazza dell'Arezzo femminile. Il Gordige che è comunque una squadra ben affermata in Serie B, sono oltre 20 anni, comunque sta tra Serie B e Serie A, quindi sarà un match tutto a vivere, curiosità per la prima casalinga quindi dell'Arezzo femminile. Dopo vedremo anche qualche curiosità su questa squadra. Tu, Giorgia, hai già girato abbastanza, no? Perché sì. Sei stata a giocare anche in America. Sì, ho fatto 3 mesi in America, sono stata nell'FC Tacoma. Lì è un altro mondo ovviamente, tutto molto molto più fisico rispetto a qua, hanno un'altra mentalità, un altro modo di giocare, è interessante insomma vedere il diverso modo di approcciarsi al mondo del pallone dall'altra parte dell'oceano. Che là è un movimento abbastanza... Sì, in America è molto più seguito rispetto all'Italia, cioè le donne sono viste, sono molto appunto molto più seguite, molto, molto più apprezzate. Mi ha colpito tantissimo quando arrivai lì dopo 3-4 giorni e vidi queste signore di circa 60 anni che giocavano a calcio, a 60 anni, cose che qua magari si fa nel campionato amatori maschile, mentre là lo fanno anche le donne ed è una cosa bellissima questa. Assolutamente, assolutamente. E dopo sei ritornata alla Fiorentina? Sono ritornata, sì, ho sostenuto un provino e mi hanno preso alla Fiorentina. Ho fatto un anno alla Fiorentina, ho giocato poco, però è stata una bellissima esperienza perché ti fa capire veramente cos'è il modo lavorare professionale, appunto ti senti un professionista quando non devi più portare diciamo la tua borsa al campo, ti trovi sempre i completini pronti, cose che nel femminile non accadono, magari per i ragazzi è tutto molto più... Esatto, ritorni a casa e ti devi lavare la roba, lì avevi chi lo faceva per te. Una bellissima esperienza, ho conosciuto persone fantastiche e soprattutto ho imparato tante nuove cose.
E poi sei finita alla Ghizzi. E poi sì, mi hanno mandato in prestito e è arrivata la chiamata di Manuela Tesse. Che è una tua conterranea. Sì, l'ho avuta mister alla Torres 4 anni fa e mi ha detto se volevo sposare il suo progetto, che per lei era un progetto molto buono, però ovviamente gli servivano qualche giocatrice con un po' di esperienza in più. E quindi ho detto assolutamente sì, perché Manuela è forte. È una delle migliori allenatrici, se non la migliore. E poi l'ultimo anno che ho fatto con lei abbiamo vinto lo scudetto, quindi facciamo le corna, non si sa mai, vinciamo un altro campionato. E che cosa vi ha detto, quello che si può dire ovviamente dopo questa partita? No, in realtà non ha detto niente di che, ha detto che dobbiamo lavorare, ovviamente consapevole del fatto che ci sono tante giocatrici giovani e tante giocatrici senza esperienza, nonostante magari siano anche più grandi. Però lei è rimasta contenta da come abbiamo avuto dal nostro approccio alla gara, un po' più delusa sugli ultimi 10 minuti perché non si può prendere gol al 39esimo, al 44esimo del secondo tempo. Però nonostante questo ci ha fatto lavorare su delle dinamiche difensive martedì e sicuramente giovedì parlerà della gara e della gara che verrà, non di quella passata, perché lei ha già la testa al Gordige. A quella ovviamente. Dopo. A quella sì, dopo. Sì, bisogna archiviarla questa sconfitta. Alessandro, come lo vedi questo calcio femminile che sta crescendo, no? Lo vediamo anche a livello nazionale. Cioè. Certo, ma io penso che lo sport in generale... indifferentemente dal fatto che sia fatto da ragazzi e da ragazze, è sempre bello da vedere, nutre sempre un sacco di indicazioni, da spunti e quindi piacevole, decisamente piacevole. Riccardo, è un campionato, lo dicevamo all'inizio, difficile, la Ghizzi ovviamente l'ha iniziato da poco, deve anche, soprattutto magari tu hai una grande esperienza, chiaramente c'è un po' di adattamento per esatto, diciamo, le tue molte compagne che magari vengono dalla Serie C. Molte ragazze, esatto, che vengono dalla Serie C, quindi non hanno esperienza in categorie come Serie B, Serie A, hanno bisogno di tempo probabilmente per riuscire ad ambientarsi, quindi a calarsi nella categoria, probabilmente anche grazie all'aiuto dei ragazzi che hanno esperienza dell'allenatrice potranno affrettare un po' i tempi, ecco, quindi una Ghizzi femminile tutta da scoprire quest'anno e saremo curiosi insieme di seguirla anche le partite casalinghe. Allora Roberto, dopo la pausa ritroveremo Martina che era stata con noi già qualche mese fa e mi aveva colpito proprio questa cosa l'altra volta perché lei si allena con i bambini sì, dell'Indomita. Abbiamo un gruppo di 30 bambini del 2006 a Quarata e lei anche quest'anno è voluta rimanere con i maschietti e penso sia una delle poche ragazzine che gioca con i maschietti e soprattutto della stessa età, ecco, quindi è competitiva già, ancora rimane competitiva con i maschietti della stessa età. Quindi è un grande, cioè un bel talento. È un bel talento, quindi vengono spesso anche a vederla, anche la Fiorentina è venuta spesso a vedere i nostri ragazzini e rimangono colpiti comunque da questa ragazzina. Ancora ha solo 10 anni, ma in prospettiva veramente ha delle caratteristiche eccezionali, insomma. E come siete con i bambini? Cioè qual è il rapporto? Con i bambini è uno spettacolo, perché per me io non mi accorgo nemmeno di avere una ragazzina, quindi a livello di intensità, a livello tecnico, non c'è problemi, lei può fare qualsiasi esercitazione. E quindi, e poi, a parte lo spogliatoio, lei è veramente non ha difficoltà a legare con nessuno dei componenti della nostra, insomma, della nostra squadra. Beh, allora tra un attimo l'andremo a sentire. Tu ti sei mai allenata da piccolina con qualche bambino? Sì, io ho sempre giocato con i maschi. Sempre dai, con i maschi? Sì, sì, fino ai 14 si impara anni. Così. Fino a 14 sì. anni. Quindi sì. È un'esperienza che poi ti serve, insomma. Sì, io penso che da piccole bisogna giocare con i maschi perché cresci più forte. Io li devo ringraziare perché per quanto mi hanno picchiato loro ho imparato a ricevere le botte, a stare zitta e continuare a correre. Però è un'altra realtà, impari tante cose, sei più forte fisicamente, tecnicamente, ti adatti a dei ritmi diversi. Quindi fa bene giocare coi maschi. Allora, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo.
Eccoci rientrati. Allora, prima di introdurre gli allievi, però diamo un'occhiata al campionato Berretti, dove si è giocata la seconda giornata. Andiamo a vedere i risultati: Prato Viterbese 3-0, Gubbio Livorno 1-1, Lucchese Tuttocuoio 0-0, Lupa Roma Carraghese 2-1, Olbia Pontedera 1-2, Arezzo sconfitto a Pistoia 2-1. Per la classifica, quindi il Prato a punteggio pieno a 6, poi Gubbio Lucchese 4, Siena Arezzo, Lupa Roma Carraghese, Pistoiese, Pontedera 3, Livorno, Tuttocuoio, Olbia, Viterbese, Castrense a 0, e sabato c'è la sfida con l'Olbia alla Nave. Vediamo allora anche la giornata degli allievi, poi faremo ovviamente un discorso generale con Alessandro. Vediamo anche qui la giornata numero 3: Carraghese Gubbio 1-2, Lucchese Livorno 0-1, Siena Pistoiese 3-2, Arezzo battuto 5-2 in casa del Tuttocuoio, Viterbese Castrense Pontedera 1-3, Prato batte Modena 2-0. La classifica: a 9 a punteggio pieno Livorno e Prato, poi a 6 Viterbese Pontedera e Modena, a 4 Lucchese, 3 Siena Tuttocuoio, Arezzo Gubbio, Pistoiese 1 e la Carraghese a 0. Allora Alessandro, che gruppo è questo? Poi adesso andiamo anche a conoscerli. Allora, è un gruppo decisamente interessante, ha una piccola premessa: composto in larga maggioranza di ragazzi del 2001, quindi ragazzini di un anno più piccoli che affrontano il primo anno allievi, e quindi già di per sé questo, sia a livello strutturale, fisico, che anche a livello proprio di intensità di gioco, nei primi mesi ci farà pagare un pochino dazio nei confronti. Sempre domenica c'era un'altra squadra che era tutti 2000, però insomma non è questo che mi preoccupa, anche perché, tornando alla domanda che mi hai fatto, è un gruppo di ragazzini che vengono a allenarsi veramente con un'intensità e un'applicazione incredibile. È ovvio che in questa fase qua sono nella fase in cui stanno assimilando e incorporando tantissime informazioni, quindi gli alti e bassi fanno parte proprio del processo di crescita dei ragazzi. Però, come ho detto a loro, in virtù anche della sconfitta che c'è stata domenica, per me il risultato veramente è del tutto influente. Non guarda quello, per me è importante vedere come lavorano durante la settimana. È ovvio, magari domenica abbiamo una giornatina un pochino storta, siamo andati in difficoltà su più aspetti, però per me è fondamentale proprio l'applicazione che stanno mettendo a questa fase di crescita. E sono sicuro che strada facendo, come poi è successo un po' anche gli anni passati, se la loro applicazione e dedizione al lavoro è questo, si toglieranno veramente grandi soddisfazioni, perché poi anche per quelli, ripeto, che sono un anno più piccolini, si adatteranno ai ritmi, all'intensità del calcio degli allievi, e quindi sono sicuro che si toglieranno belle soddisfazioni. Riccardo, tu hai fatto la telecronaca della gara col Siena, vinta 2-1, che impressione ti ha fatto? Beh, sicuramente è un gruppo interessante, come diceva il mister prima, ragazzi che hanno qualità e tecnica, che comunque devono crescere, devono ancora migliorare, su questo si vede, diciamo. Probabilmente anche su un aspetto trasferta, diciamo, e comunque quando si gioca in casa c'è sempre un altro tipo di mentalità rispetto a quando si gioca fuori, quindi probabilmente ci sarà anche lì un po' da lavorare, diciamo. Allora, andiamo a conoscere, io ho perso l'ordine, chi è Diego? Preciso, era l'ultimo. Allora, Diego, siete tutti di Arezzo intanto? Quindi a dimostrazione Alessandro che non è uno slogan, ma ecco, se ti puoi alzare in piedi così ti vedono bene, non è uno slogan, sono effettivamente di Arezzo, non è che ci avete portato gli unici tre, no? No, assolutamente. Allora, tu come sei arrivato a giocare in questa serie? Che già nella formazione più È il primo anno, sono qua a Arezzo, vengo dal San Sepolcro in cui sono stato 2 anni, e per il resto, diciamo, questo qui è il mio primo campionato professionistico, quindi è una bella esperienza, diciamo, da questo punto di vista. Cercherò, diciamo, di crescere col mister e con i miei compagni, che magari hanno già più esperienza di me, avendo giocato già questi campionati a questi livelli, e diciamo darò, diciamo, tutto quello che ho. Quindi tu sei di Arezzo città, sì. Quindi sei andato a giocare a San Sepolcro. Ero andato a giocare a San Sepolcro. Che esperienza è stata? Una buona esperienza, sicuramente, una società seria, e diciamo sono cresciuto anche lì in questi 2 anni. E, certo, la prospettiva di un campionato nazionale, diciamo, mi ha fatto, diciamo, decidere per questa nuova avventura, ma cioè, non perché a San Sepolcro mi sia trovato male, ecco. Cosa vuol dire quello giocare nell'Arezzo? Nell'Arezzo giocare nella propria città è sempre, diciamo, un onore, e, diciamo, è un grande stimolo per continuare ad andare avanti, fare sacrifici,
e quindi portare avanti questo sogno, ecco, che di andare a giocare ad alti livelli, ecco. Bene, grazie a Diego Chioccioli, poi Filippo Gerardini, e se che va dall'altra parte. Allora, questa partita quindi col tutto cuoio è stata una giornataccia. Eh sì, l'abbiamo proprio approcciata male l'atteggiamento, siamo stati molto passivi, però sappiamo che possiamo fare meglio seguendo il mister, crescendo settimana per settimana. Io l'anno scorso ero con lui e... A Sansepolcro? No, ero con il mister, con gli allievi. Stavo con lui. Sì. E quindi, niente, possiamo ancora crescere, sappiamo che possiamo fare molto meglio. Quindi insomma, c'è già un rapporto collaudato di voi, vi capite al volo. Sì, senti, e invece col Siena è andata meglio. Sì, col Siena, essendo anche tutti Arezzo, era una partita speciale, sì, un derby, quindi abbiamo fatto una bella prestazione, siamo un po' calati nel secondo tempo, ma abbiamo avuto voglia di vincere, ne abbiamo avuta più di loro e quindi... abbiamo vinto. Perché abbiamo sottolineato che col Siena diciamo che non c'è stata gara perché ha vinto la prima squadra, avete vinto voi, hanno vinto ancora la partita rocambolesca, quella dei giovanissimi 4-3, quindi diciamo che quest'anno però è andata così. Comunque lo sentite già questa cosa del derby, sì, che è una gara particolare. Sì, insomma. La sentiamo perché appunto essendo tutti da Arezzo sappiamo quello che ci dà questa partita, ci dà degli stimoli diversi rispetto a tutte le altre partite e abbiamo dato il 110%. Riccardo, tu che l'hai visto giocare, se ti ricordi qualcosa delle loro partite, dimmi pure. Diciamo che questa col Siena è stata una partita bella, rovinata da maltempo, diciamo così, perché c'è stato un grande acquazzone poi nel pomeriggio in quella della nave, ma a parte quello è stata una partita piena di grande intensità da ambo i lati, ma ha vinto la squadra che aveva maggior mordente, maggior voglia probabilmente di portarsi a casa i tre punti. Bene, e poi vado da Riccardo Aramini, giusto? L'ultimo per il momento ci è rimasto. Allora, tu invece sei già qui o venivi da altre squadre? No, io l'anno scorso facevo parte sempre degli allievi con Mister Violetti e niente, siamo un altro anno insieme. Ci sono differenze nel campionato, lo vedi? Ma le differenze, magari quest'anno siamo diciamo più fortunati perché avendo già affrontato questo tipo di campionato sappiamo più o meno come sono le squadre, gli avversari, qualcuno è rimasto, qualcuno è andato in Beretti, quindi insomma conosciamo più o meno le squadre e grazie a questa magari esperienza di un anno in più sappiamo come affrontare la partita. Bene, e Alessandro, mi sembrano anche molto maturi già dalle risposte, no? Sì, decisamente sì, guarda. Non è che, soprattutto i ragazzini che sono stati, che facevano già parte del gruppo lo scorso anno, come hanno già detto loro, hanno fatto tesoro di questa esperienza, quindi sono già abituati a lavorare a ritmi e intensità diverse rispetto a quelle, magari, come dicevo prima, del gruppo che è arrivato quest'anno. E ne traggono beneficio, ne stanno traendo beneficio già in queste prime battute. È ovvio che la responsabilità per loro è ancora superiore perché essendo al secondo anno di esperienza insomma, dovranno essere loro trascinanti anziché magari essere trascinati come magari poteva essere lo scorso anno, però devo dire che non si tirano indietro, sono dei bei condottieri insomma. Senti, quale può essere l'obiettivo che a fine stagione dici sono soddisfatto del lavoro fatto? Cosa vorresti ottenere? Senza ombra di dubbio la crescita individuale di ogni ragazzo. Io, cioè, come ripeto a loro all'infinito e lo sostengo da quando ho iniziato a intraprendere questo percorso di allenare nel settore giovanile, che come dico sempre è una missione, allenare nel settore giovanile è una missione, perché l'obiettivo principale non deve essere quello del risultato per l'allenatore, ma deve essere del risultato di crescita per i ragazzi. Se io insieme al mio staff saremo così bravi da far crescere loro e dare a loro veramente l'opportunità e strumenti di poter arrivare a un livello più alto possibile, in automatico secondo me arriveranno anche i risultati. Lo scorso anno è stato così, l'anno prima lo stesso, mi auguro con tutto il cuore che lo sia anche quest'anno. Ecco, immagino ci sia poi un rapporto anche tra i vari allenatori, oltre chiaramente al responsabile del settore giovanile, c'è un rapporto anche di, diciamo, che
anche magari con chi avrà poi forse in seguito questi ragazzi, no? Mi riferisco in particolare ad Elvis. Certo, sicuramente, cioè, è una sinergia di collaborazione che ci deve essere, anche perché poi fondamentalmente ognuno di noi lavora in primis per la crescita dei ragazzi, in automatico però lavoriamo tutti per una famiglia che è quella dell'Arezzo, e quindi le nostre energie devono essere invogliate al massimo alla collaborazione. Prendo proprio un esempio, questo fine settimana, siamo sentiti proprio ieri con il mister, che questo fine settimana ha bisogno di un attaccante nostro, venerdì andrà a allenarsi con la Beretti e sabato sarà presente nella partita di campionato con la Beretti, quindi ci mancherebbe altro, deve essere così. Un prestito, tra virgolette, alla squadra Beretti. Bene, ora dopo vedremo anche la bella vittoria c'è stata dei giovanissimi, vedremo la classifica. Io torno un attimo e vado, anzi, da Martina Santini, se ti puoi alzare così ti vediamo bene. Insomma, il mister ha parlato molto bene di te, hai sentito? Sì, sì. Meritati questi complimenti. Sì, molto. io sono andata un giorno a Firenze a fare una prova per la Fiorentina. Mi sono divertita tantissimo, là ci hanno fatto fare allenamenti molto duri rispetto a quelli che faccio a Quarata. Sono molto diversi, i mister sono diversi, le regole molto diverse. Poi quella è stata una bella esperienza, spero che la rifaccio. Ti piacerebbe tornare alla Fiorentina? Sì. Sai che lei c'è stata, ci ha giocato. Sì, lo sapevo. Senti, per allenamenti duri che cosa intendi? Che cos'è che ti ha colpito? Nel senso che c'è, ad esempio, cose che a Quarata, cioè, si potrebbero fare, solo che sarebbero più difficili da fare. In una realtà così più piccola. Sì, insomma. Più piccola. Ecco. Quindi, caro Roberto, bisogna attrezzarsi. E invece con i tuoi compagni, come va quegli allenamenti? Molto bene. Molto bene, i mister sono bravi, ci fanno fare gli allenamenti, cioè, non semplicissimi, però vabbè, mi ci trovo bene a Quarata. Proprio che sia tra la Fiorentina, insomma. Allora, bene, quindi il tuo sogno continua, no? Perché diceva che, insomma, ti vengono a guardare, quindi vuol dire che, insomma, ti hanno messo gli occhi perché sei molto brava. Cos'è la cosa che ti riesce meglio? Tirare in porta. Tirare in porta. C'è una bella amica. È più forte nel dribbling, è più forte nel dribbling, salti tutti tu. Va bene, senti, ma a scuola lo sanno ovviamente i tuoi compagni che fai calcio? Sì, sì. Che cosa dicono? Niente. Ti vengono a venire ogni tanto? No. È una cosa tua, diciamo? No. Va bene, grazie a Martina. Insomma, comunque fa piacere, Roberto, questa passione, è una grande passione, insomma, si sente, no? Assolutamente. Una bambina con queste caratteristiche penso che sia unica. Unica, assolutamente. Io... anche chi l'ha vista o anche io stesso, vedere le qualità tecniche di una bambina del genere, anche vedendo le immagini della partita dell'Arezzo femminile, sembrano che vadano alla metà di quanto va questa ragazzina. Cioè, ti vorrei vedere, sì, ho capito. Cioè, la qualità di questa, cioè, una qualità singola, non è la qualità certo, di gruppo, è una qualità singola, per cui questa veramente ha un'esplosività e una velocità incredibile. Quindi, insomma, è come ha le caratteristiche, ecco, di velocità di un bambino veramente della sua età. Bisognerebbe, ecco, vederla. Magari veniamo la sera. Ah, volentieri. Siamo qui, a questo punto. Va bene, allora invece proprio al volo, poi magari una sera portiamo anche i vostri bambini, insomma, qual è il giro, insomma, che c'è lì all'Indomita a livello giovanile? Insomma? Sì, noi abbiamo non tanti ragazzi, siamo arrivati quasi a 150 iscritti, che non è male per una società piccola come Quarata, considerando che hanno solo una categoria di allievi e una di giovanissimi, poi il resto dagli esordienti B in giù abbiamo coperti tutte le annate. Abbiamo una 25ina di 2005, 30 2006, una decina di 2007, poi 8, 9 e anche 2010, 2011,
quasi 20 bambini, quindi è storica per ora quello che stiamo facendo a Quarata, però siamo strafelici, insomma, strafelici di quello che vuol dire che il lavoro, a parte le critiche della Martina, che tanto il lavoro comunque a Quarata è di buon livello comunque. Allora, velocemente vediamo anche i giovanissimi dell'Arezzo, i risultati, che ha vinto 1-0 con il Tutto Cuoio, e in classifica l'Arezzo si trova a 6 punti dopo 3 giornate insieme a Livorno, Prato, Modena, Tutto Cuoio, Arezzo e Carrarese. Questa è la classifica, e tutte e tre in casa saranno Lievi Berretti il prossimo weekend. In chiusura ritorno da Giorgia per parlare del Gordige, che lo scorso anno è arrivato non in classifica. Ho visto che nella storia ha vinto anche, mi pare, 2 volte, è stato promosso nella massima serie, però potrei sbagliare, comunque tra poco lo recuperiamo. È una realtà che, mi dicevi prima, tu hai visto in delle immagini di Coppa e non ti ha fatto una grande impressione, non ci guardano. Sì, io insomma non conosco la squadra, sì, perché quando ho giocato in B ho sempre fatto girone A, perché giocavo in squadre sarde e perciò non l'abbiamo mai incontrato, il Veneto. Quindi non saprei dire, dalle immagini non mi sembrano diciamo una corazzata, ovviamente, però la TV inganna. E poi bisogna ricordarsi che ogni partita è una storia a sé e non si sa mai come va a finire. Sicuramente saranno più esperte loro di noi, però dobbiamo cercare di giocarcela. Cioè, abbiamo dalla parte il pubblico, che speriamo venga in grande ricordiamo quantità. Ricordiamo domenica alle 15 allo stadio Laurentini di Pescaiolo. Speriamo vengano in tanti, appunto, a sostenerci, e appunto ci abbiamo il campo. Quindi speriamo bene. Grazie, piacere di averti conosciuta. Grazie. La rivogliamo assolutamente, perché è tosta, è forte. Allora, grazie ad Alessandro Violetti, in bocca al lupo, ovviamente, grazie, poi ci rivedremo nei campi. E grazie ovviamente all'Indomita e a tutti voi. Ci rivediamo la settimana prossima. E a Riccardo, ovviamente.